Vi illustro brevemente le motivazioni di questa mostra, perché era un modo per celebrare questo fondo fortunato, non solo direttamente del fondo fortunato, ma appartengono all'archivio dell'Animi. Abbiamo preso il ritratto di Zanotti Bianco, quello che vedete lì e che sta su questo leggio, e con la dedica di Giustino Fortunato ad Umberto Zanotti Bianco abbiamo preso i ritratti di Fortunato, li abbiamo lavorati graficamente perché sono tutte foto molto piccole, Fortunato giovane, poi più anziano, poi abbiamo preso Giustino Fortunato con Leopoldo Franchetti e Giustino Fortunato con Gaetano Salvemini come rappresentativi. In più poi abbiamo, siccome si presentava un libro sulle opere idrauliche, sulle bonifiche, abbiamo pensato questo nucleo di foto, cioè abbiamo scelto questo nucleo di foto che appartengono all'Animi, di fotografie da trattare, diciamo, graficamente con questo bellissimo trattamento grafico fatto che ha fatto, diciamo, le anche valorizzate, e abbiamo preso queste della Fiumara Viatella e delle sorgenti di Ripa Candida. E di questa cosa, delle opere, di questi lavori meravigliosi, lascio la parola alla collega professoressa Maria Rosaria Margiotta, che vi può dire qualcosa anche su come abbiamo collocato l'allestimento, perché a me mi sono piaciute, diciamo così, per la loro espressività e per il significato che avevano per il territorio, ma naturalmente il loro valore, diciamo così, dal punto di vista dei lavori, è chiaro che c'è bisogno di chi ne capisca un po' di più. E prego, Maria Rosaria. In realtà abbiamo fatto, ecco, siamo partiti da una idea che risale al 1868, quindi ben prima rispetto a tutto quanto il resto, che era l'idea di un ingegnere che si chiamava Rosalba, Camillo Rosalba, di sfruttare l'acqua che proveniva dalle sorgenti di Caposele, quindi dalla zona della Campania, dell'Alta Campania, per andare ad alimentare quella che era la zona del sud Italia meno ricca d'acqua per conformazione orografica e tutt'altro, e diciamo trasportare quest'acqua attraverso una serie di gallerie all'interno della Puglia, nella zona alta prima della Puglia, e poi mano a mano costituire, insomma, il nucleo di quello che era l'idea originaria di quello che poi è stato l'acquedotto pugliese. No, no, no. Quindi abbiamo preso tutte quante, siccome fra le prime opere dell'acquedotto pugliese ci sta il canale lo sfruttamento della Fiumara Viatella, quindi il ripristino e l'organizzazione della Fiumara Viatella, abbiamo preso appunto tutto quello che riguarda le opere relative alla realizzazione di questo canale. Ora, il primo risultato di questo lavoro è datato 1915, cioè l'acqua è sgorgata nella piazza di Bari, nelle fontanelle di cui parlavamo ieri, nel 1915. Quindi 1868-1915 è stata la data in cui è sgorgata diciamo, a proposito di studi di fattibilità e di studi di progettualità, l'idea di Rosalba era un'idea di fattibilità, però un'idea di fattibilità a cui poi si è ritornati, nel senso che il progetto originario non è cambiato molto rispetto, ha avuto una serie di cose perché inizialmente si pensava che fossero troppo lunghe le gallerie da dover realizzare, dovevano superare un lungo tratto sottoterra, quindi era complicata come opera. Però in realtà poi è quello che costituisce ora come ora il nucleo originale dell'acquedotto pugliese. Quindi sono sostanzialmente queste foto relative anche a tutte le opere di cantiere che sono state realizzate. Il cantiere era qui nella valle al di sotto fra Ripa Candida e Rio Nero, quindi proprio sì, andiamo. Queste sono le foto appunto del cantiere che è stato realizzato nella valle fra il paese di Ripa Candida e il paese di Rio Nero. Sono tutte quante
foto che ovviamente hanno dato lavoro a un nutritissimo gruppo di operai nel settore, quindi anche accrescendo appunto utilizzando manodopera locale, era che insieme al cantiere c'era anche regolarmente la fornace per la pittura, producevano tutto all'interno della, dell'area. Quanto tempo sono stati fatti, diciamo, in questo? Nel 1910 è stato realizzato, è stato portato a termine il canale di realizzazione. Questo è il nucleo delle foto. Non è. La data ed delle foto. E nel 15 è sgorgata. E nel 15 è sgorgata l'acqua. Sì, la inquadra della galleria, dell'imbocco della galleria con lo scivolo iniziale. Questa è quella terminata, queste sono sempre invece foto di cantiere e in realtà queste sono le immagini della interne delle pompe, del canale di pompe. Facciamo prima poi e dopo. Questa è il nucleo dell'acquedotto, il canale principale dell'acquedotto che poi è riportato anche all'interno della medaglia commemorativa per i 100 anni dell'acquedotto pugliese, quel canale che si vede proprio sulla medaglia commemorativa, non è, questa è l'opera finale.